Una vita vicino agli ultimi per le tante difficoltà che insomma si possono incontrare appunto durante la vita, e oggi l'Università di Teramo che le consegna questa onorificenza. Ma non la dà a me, perché io sono una piccola cosa, la dà a una realtà che io rappresento, che sì, è un noi. Il Gruppo Abele, che compie fra qualche mese 60 anni del suo percorso, quindi la vicinanza alle fragilità, alla fatica, alla sofferenza, alla marginalità di tante persone. E a Libera, che fra un anno compie 30 anni del suo percorso, che è un'associazione di associazioni. Quindi nella mia persona c'è un noi, non c'è un io. Diffidate dei navigatori solitari. È solo unendo un po' le nostre forze che diventiamo una forza etica, sociale, culturale, anche politica, nel senso del servizio per il bene comune. Nell'arco di quest'ultimo mese e mezzo abbiamo avuto nel Lazio, abbiamo avuto nel Piemonte, abbiamo avuto nella Liguria, abbiamo avuto nella Calabria, abbiamo avuto dei segnali da più parti, sono delle inchieste in atto, c'è un grande lavoro della magistratura, delle forze di polizia. Parleremo di queste forme di corruzione che hanno degli aspetti però un po' nuovi. E ascoltarli, questi ragazzi rappresentano una linfa nuova. Sono ragazzi che vivono la novità di questo mondo e chiedono di essere ascoltati soprattutto, ma anche di essere riconosciuti. È una società che deve sapere accogliere le loro istanze, i loro dubbi, i loro interrogativi, anche le loro fragilità.